Buongiorno. Immaginavo qualcosa per la scuola. Vorresti in realtà più agende. E hai uno stile in particolare, uno stile colori forti, fluo, o se hai dei colori preferiti, uno stile preferito. Posso lavorarci. Accende, purtroppo, ti dico solo due opzioni che mi sono rimaste, anche perché appunto gli altri sono proprio diari scolastici che vanno da luglio, invece questa va per tutto l'anno. Ma la cosa bella è che in realtà entrambe, essendo agende, partono comunque da settembre, ma arrivano fino a settembre. Non vado dal fatto che c'è scritto 2021 qui perché ho anche il modello del 2022, ma ce l'ho. Dentro è fatta così, è proprio un appunto agenda, quindi non ha troppo spazio per scrivere i compiti, più che altro le attività. E però visto che ormai i compiti ce li avete tutti online, vuol dire non serve scriverli, serve magari capire, ricordarsi di portare qualcosa, ricordarsi che quel giorno c'è un'assemblea. È molto carina perché ha dati questi gattini che spuntano fuori dalle curve, dalle linee. Molto molto simpatico, mette un umore appunto è rosa e pastellato come mi avevi chiesto. Mi penso sia molto carino. No, mi sa che non ce l'ho un po' più grande, ce l'ho solo di questa dimensione. Sì, fa un bellissimo suono. Come senti è questo che è un quaderno, un'agenda classica. Questa appunto è lilla, non è morbida come l'altra, ma è in similpelle, diciamo così. Al tatto ricorda quasi il vellutino. Si chiude in questo modo. E dentro è semplicemente fatta a righe. I fogli sono abbastanza spessi. E puoi scriverci tutto quello che vuoi. Lo preferisci quello con i gattini. A me ci sta un po' più effettivamente organizzata.
belli entrambi, secondo me. D'accordo. Poi mi avevi detto che ti serviva un astuccio. E ti dico, secondo me ho due astucci simili ma diversi fra loro. Ti faccio vedere così scegli. Uno un po' più piccolino, l'altro un pochino più anche extra. Te li faccio vedere. Allora, questo è quello un po' più piccolino. È della Monochrome. Dentro ci sta giusto l'essenziale, però lo trovo meraviglioso e secondo me potrebbe piacerti. Infatti immaginavo, e sempre di questo stile, come sempre questo stile, o questo, lo so. Allora, questo può essere carino da tenere magari anche a casa. Contiene più roba, contiene anche una calcolatrice, per dire. Quindi dipende dove devi usare l'astuccio. Era molto carino. Quindi astuccio, facciamo questo. Sai che questo penso sia l'ultimo che mi è rimasto. Di questi ne ho un po' tutti i colori. Ne avevo anche uno come questo, ma un po' più viola. Ma l'ho finito con la cliente del precedente. Ti mostro penne, cose varie, d'accordo, evidenziatori, matite, va bene. Allora, ho un po' di tutto. Allora, matite un po' più classiche, ma comunque di colori che secondo me possono molto piacerti. Ho queste due, appunto, con dei glitter. Con la gommina sovrabbinata, questo rosa, questo viola. E questi, diciamo, che si portano in giro. Poi ho qualcosina di un po' più extra. Leggermente più extra che questo. Ha l'unicorno sopra, la gommina ha un unicorno, quindi è un pochino più particolare e ha tutti degli arcobaleni sopra. Comunque si porta in giro, ecco. Invece ho altre due matite. Carina per studiare, diciamo così. Ho questa che si apre così, e con questo pompon molto morbido. Sì, lo senti? Sì, è molto carino. Con questo fiocchettino. E sì,
casa anche per, insomma, sì, rallegrarsi ogni tanto durante lo studio, è carino. Un altro un pochino particolare, sempre con gli animali, è questo gattino orsetto. Non saprei neanche io cosa sia fra gatto e orsetto, però so che è carinissimo. Anche questo molto molto morbido, senti. Adesso che ci penso, potrebbe essere. Evidenziatori sottili, posso avere questi. Questo è bellino appunto per evidenziare con più precisione o per evidenziare un titolo, insomma qualcosa, ripassare un titolo. Queste posso avere il pacchettino con appunto questi colori, qui mi sembra il verde, in uno sfuso, oppure ce le posso avere anche sfusi. Solo azzurro, rosa, arancione, d'accordo. Evidenziatori pastello invece ho questo rosa della tratto, mi è rimasto solo rosa della tratto, oppure ho questi proprio molto molto pastellati della Stabilo. Ti faccio vedere la differenza. Questo della Stabilo molto molto delicato, questo della tratto è un pochino più. Arancione azzurro, scusami. Questi qui. Mi prendi due della tratto. Ok. Quindi abbiamo l'astuccio. Le due matite sicuramente. E hai deciso quella con la volpe. La matita con la volpe. I due evidenziatori della tratto. Di quelli mi hai detto. Adesso direi che ti faccio vedere un pochino invece. Sì, ti faccio vedere i post-it, sempre dei colori che piacciono a te. E dei colori che piacciono a te ho anche due bellissimi prodotti. Ho un raccoglitore per foglie, per appunti stampati, eccetera. E ho anche delle buste raccoglie documenti. Ti faccio vedere perché so che non me li hai chiesti, ma secondo me ti piacciono tantissimo e si usano. E si usano molto comunque. Ti faccio vedere. Ti
colori pastello meravigliosi. E sì, sono rosa, giallo, viola, azzurro e verde acqua, che non si vede bene. Sì, lo apro, lo apro perché non c'è un'esposizione. Sono appunto, no, non sono a 4, però hai dei documenti, non lo so, o visite mediche, non so se hai accolte, documenti da firmare, verifiche da portare a casa e vuoi proteggerle, varie cose, insomma, o dei fogli qui danno a scuola, delle fotocopie, insomma, le mantieni qui. Le mantieni in quello che ti ho fatto vedere, però ci puoi mantenere di tutto, anche le lettere d'amore, non troppo belle. Questi sono proprio, sono troppo belli, un'utilità gliela trovi, inutile. E appunto sono queste fatte così, sono appunto 5. L'altra cosa invece, anche questa te la scarto. È questo, sempre dei colori che so. Quindi contiene 60 fogli. Queste alla fine si vanno sempre ad usare e secondo me, non lo so, si abbina tantissimo con tutto ciò che hai preso.
volevo proporterlo, ecco. E sapevo ti avrebbe convinto, quindi anche questo non so, lo so. Ma in cartoleria tu pensi di entrare a prendere una matita? Finisci per prendere l'intero negozio? È così, cioè persino io quando entro appunto in una cartoleria, magari all'estero, comprerei tutto, tutto, e finisco quasi per comprare tutto, e so che a casa ho tutto. Cosa ci si può fare? Niente, niente. Post-it, ce li ho. Ho i blocchi, quelli verde, giallo, rosa, eccetera, eccetera. O se vuoi i colori pastellini, ho questi. Sono sicura. Ho questi azzurri. Sono di post-it. Allora, ne avevo di quelli un po' più particolari, però ti dico, non sono comodissimi. Anche io ho provato a utilizzarli. Alla fine sono più comodi questi o le linguette. Servono le linguette? No. E questo è il lilla, sì. C'è caldo, mi sventaglio. Quando li sfoglio penso sempre a quei libri che sfogliandoli hanno tutti dei disegni che formano un video, no? Quasi. Poi, per le altre cose mi hai detto porta tipo cartelle, raccoglitori, quaderni, ho tutto, dobbiamo spostarci un attimo. Ok, io ti faccio vedere un altro po' di cose, ho anche una collezione con i fiori, insomma ti piacerà tantissimo. E anche qualcosa di un po' più semplice. Ok. Allora seguimi. Seguimi che ti mostro. Adesso ti faccio vedere. Questo della monocromo 100 lilla ed è a quadretti come volevi te, quadretti che allora non sono
prende sempre questi colori pastello e della Flowers della pigna, della linea Flowers della pigna, e è in carta riciclata. Infatti, come vedi, la carta ha delle leggere ma a me piace, dà un effetto un po' vintage, che è poi tutto lo stile di questo quaderno. E lo trovo molto bello. Sì. E tra l'altro sulla copertina ha anche tutti i nomi delle piante. Il blu ci rifletti, non c'è problema. Ok. Vanno bene così. Ti serve qualcos'altro di quaderni. Ok. Passiamo adesso, come mi hai detto, alle cartelline. Le cartelline ne ho due che secondo me possono piacerti molto. Sempre della linea Flowers. Con questo elastico abbinato. Qui è azzurro, qui è rosa abbinato. E sempre richiamano la natura. Con questi disegni, sembrano quasi acquerelli, di fiori, di foglie di eucalipto, una pigna, delle bacche, un arancio, sto per dire anguri, un'ortensia, molto molto bello. Ti faccio vedere anche il dietro, ha semplicemente il logo, diciamo, al centro. All'interno è fatto così, semplicemente in cartone, non è colorato, e secondo me rispecchia molto appunto lo stile di questo prodotto. Altrimenti ho questo, un bel verde pastello sempre. Questo appunto ha l'elastico rosa che riprende i piccoli fiori. E qui invece abbiamo, sono onesta, non so che fiori siano, però abbiamo dei boccioli anche. Abbiamo delle farfalline, sia bianche che viola. Sono molto diversi. Questo è un po' più romantico, questo è un po' più primaverile, fresco. Ok. E appunto dietro è uguale, come abbiamo visto con l'altro. Questi mi sono dimenticata di aggiungere, sono anche made in Italy, cosa che purtroppo per la cartoleria non è assolutamente scontata. Ok. Ti piace il primo? Te ne serve solo una? Allora, questa la metto, la impilo dai quaderni. E lo so, sono bellissimi insieme. Questo stile.
Adesso mi dicevi devi un po' guardare con temperino un po' di penne penne, posso chiederti blu o nera? Immaginavo blu. Allora, posso avere un po' sempre pastellate. Queste qui. Queste sono Covo e Coppi VC pastel, insomma, gomme colorate nei Coppi. Semplicissime, se non ti servono per l'artistico o per qualcosa di particolare, per cancellare degli appunti, sono più che valide, ecco. Sì, costano molto poco, giusto, insomma, delle gomme. No, anch'io praticamente non ne vendo più di temperini senza contenitore per lo scarto perché non ha senso, non è scomodo, è scomodo. E questo appunto è doppio, sia, non so se riesci a vedere dalla confezione, sia il temperino. Adesso ti faccio vedere un attimo, perché nonostante tu non me l'abbia chiesto, secondo me possono piacerti, sono appunto i classici stabilo, diciamo pennarelli sottili colorati. Questi vanno a rubo veramente, non so come faccio ancora ad averne. E se vuoi li posso vendere anche separati, quindi posso venderti il, per dire, nero se ti fa comodo, il verde, il blu, il viola e il rosa o anche l'arancione pastello, ecco, perché alcuni colori sono un po' forti, altri però sono un pochino pastellati e secondo me per fare i titoli o anche per sottolineare proprio con il righello o scrivere una parola importante. Gli appunti molto molto più carini e ripeto, alla fine molto spesso la cartoleria è esteticamente appagante per rendere il momento dello studio, il momento del prendere appunti eccetera un pochino più piacevole, colorato, perché no, anche soddisfacente. Il rosa e il viola. Il nero lo vuoi? No, ok. Allora ti prendo solo il rosa e il viola, però volevo farteli vedere perché secondo me potevano interessarti, ecco, infatti ho ragione. Ok. Adesso ti faccio vedere le matite. Scusami, penne di blu come dici te. Ti voglio mostrare queste, le più classiche, ok?
Sì, queste te le apro assolutamente, tanto le vendo scure. Un attimo, ti faccio vedere le altre. Le altre sono stabili. Purtroppo questo non è bag, sono in carta. Anche queste in sì, stile, insomma, non è gel, però è quel tratto molto morbido, quella punta. Io non amo le penne secche. Andiamola a provare. La prima, diamole un attimo. Ciao, come stai? Io sempre originale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E questa è una. La stabilo, quindi un colore un po' più chiaro e un po' più morbido, cioè è più piacevole da scrivere anche su un quaderno duro, ad esempio. Le vuoi entrambe? Ne vuoi solo? Quindi alla fine, confrontando tutto, abbiamo questo. Sempre, cosa sono? Diciamo che questo poi è un misto.
Allora, ciò che mi viene da consigliarti è la Stabilo per tre motivi in realtà. Il primo è che secondo me è quella che più si avvicina a ciò che vuoi. Ok. La seconda è che è sempre chiara così e sono entrambe morbide, sono entrambe. Semplicemente non è il top, quindi è un po' più comodo, adesso che qui a me almeno a me capitava sempre di perdere il top. Quindi vedete, ok, te ne lascio due. D'accordo, scusami, mi metto così perché mi servono così dopo. Se non hai altre richieste, io direi che